Buongiorno a tutti, oggi è il 7 ottobre 2019, ci troviamo in via Tonso numero 105 in Alessandria. Siamo con il professor Luigi Manzini che ci indica i lavori del teleriscaldamento. È una specie di campo minato dove succede di tutto, ma noi siamo venuti qua su segnalazione del nostro amico Alessandro, che tra l'altro abita in questa casa. Vediamo cosa è successo. Facci strada, Alessandro. Prego, prego. Cosa è successo nel giro di 2 o 3 giorni? Sicuramente anche a causa di questi lavori, no? Cosa è successo? Facci vedere un po' la situazione. Niente, qui la situazione sono da anni che andiamo avanti con questi disastri, questi pilastri che in epoca erano stati fatti anche con cemento povero, e adesso ci ritroviamo con questo. Questo è una lesione molto grave, molto grave, perché questo pilastro è portante, no? Sì, è portante, e da alcuni giorni, probabilmente a causa delle vibrazioni dei lavori effettuati per il teleriscaldamento, ha fatto in modo che crollasse questa parte importante del palazzo. È un cemento molto magro. Tutta la paura che adesso hanno i condomini del rischio di futuro crollo di questo pilastro, con conseguenze disastrose. Mi sembrano anche piuttosto malandati. E oltre a questi pilastri ormai, come si può dire, logorati, abbiamo... Che cos'è sta questo roba? Questo problema qui del pannello, che era stato messo anni fa per contenere il calore del condominio sovrastante, a un certo punto è venuto giù quando c'erano dei ragazzini giovani che giocavano qua sotto. Fortunatamente non è successo niente di... Qui vediamo man mano che ci avviciniamo, qui è andato via tutto il pannello. L'abbandono da parte totale dell'ATC, un abbandono inspiegabile, perché noi paghiamo l'affitto e tutte le spese, nessuno si rifiuta di pagare, insomma, le spese eccetera, e questo è quello che ci servono. Ed è uno delle... Guardate, abbiamo ancora l'amianto sui garage, come potete vedere. Ecco, è molto pericoloso perché pannelli, anche in cattivo stato, sì, vero? Si sbriciola e chi lo respira poi, come sappiamo, mesotelioma, eccetera, eccetera. Abbiamo visto anche dei balconi molto, molto... Ecco, qui abbiamo i balconi che sono venuti tra l'altro a segnalare con questo colorante azzurro per evidenziare i ferri che sono venuti fuori dal cemento armato. E poi abbiamo questo basamento sotto il palazzo che ha fatto rigonfiamento, e si vede appunto che i mattoni sono saltati via. Sono staccati via per il rigonfiamento. Quindi, Alessandro, è una situazione molto grave. Voi cosa pensate di fare, oltre a segnalare a noi? Pensate di fare qualche azione, qualche lettera? Io pensavo di fare una lettera al comune, perché raccolta firme da consegnare poi in comune, perché con l'ATC abbiamo già comunicato, ma loro non sanno mai la risposta giusta da dare al nostro problema, che come avete visto è un problema e quindi di sicurezza. Adesso ci appoggeremo col comune in modo che possa essere una denuncia da parte di tutti, e che intervengano al più presto, prima che succeda perché sono già irreparabili. Sono già successe alcune cose molto gravi, ad esempio si è aperto un tombino e un signore che abita qui è scivolato dentro e si è squarciato una gamba, una coscia, e abbiamo assistito a una scena allucinante. E tra l'altro qui in questo cortile vengono sempre i bambini dopo la scuola a giocare,
e guardate qui questi tombini. Ecco, questo è il tombino di cui io parlavo, questo signore che è scivolato dentro, si è aperto mentre lui apriva il garage, si è aperto, è finito dentro e si è squarciato una fascia. L'abbiamo portato via con l'ambulanza. Sentire l'ultima cosa, ecco, guardate bene ancora, ecco queste porte che non tengono. Sì, no, ma guardiamo i dati strutturali, sì. Perché sai, la porta la cambi, sì. Però le colonne, i soffitti, i controsoffitti, i balconi che vengono dal sottotetto, certo, ogni certo, tanto certo. Cade qualcosa, qualche pezzo. Ma siete veramente conciati anche siamo male, conciati male a partire anche dai campanelli, a partire dai campanelli, e per non finire le piante che non sono mai state potate adeguatamente. C'è stato un crollo. C'è stato un crollo la settimana scorsa nel palazzo qui a fianco a noi. Sì, sì. La pianta dello stesso origine, e questa sarà prossimamente anche lei pronta a fare danni. A fare danni. A crollare. Va bene, Alessandro, noi ti salutiamo. Vi saluto anche Alessandro, svegliati Alessandria, e speriamo che questo appello possa essere efficace e che qualcuno si muova. In ogni caso noi ci ritorneremo, perché noi siamo abituati a verificare poi che le cose vengano fatte. Tu naturalmente ci chiamerai ogni qualvolta ci avvisi. Sì, certo, io nel frattempo vi ringrazio per il vostro impegno e spero che questa cosa qui possa cambiare le cose. Proviamo. Va bene. Ciao. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.